Ciao a tutte, ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale. Siamo sempre di più e non posso essere che felice perché vuol dire che la consapevolezza per quanto riguarda la cura dei nostri capelli è sempre maggiore. Prima di passare all'argomento del video di oggi, volevo chiedervi l'aiuto perché è un sondaggio che io ho già fatto su Instagram. Per chi non mi segue lì o non ha appunto un profilo Instagram, voglio darvi la possibilità di dare il vostro piccolo contributo lasciando un commento sotto questo video, facendomi sapere qual è l'aspetto dei vostri capelli che vorreste migliorare, tipo se sono appunto sottili vorreste maggior volume, se sono robusti, tendenzialmente secchi, quindi magari vorreste migliorare questo aspetto, se sono elettrici, quindi vorreste trovare un rimedio anticrespo. Nel 2019, i primi mesi, inizierò a lavorare sui nuovi prodotti che mi piacerebbe proporvi e ovviamente mi piacerebbe tantissimo proporvi dei prodotti che vengano incontro alle vostre esigenze. Diciamo che i spray capelli, per esempio, sono nati da delle mie personali esigenze. Le erbe tintorie le ho proposte in seguito ad una mia propria esigenza. Mi piacerebbe tantissimo riuscire a capire quali sono le vostre esigenze. Tornando al video di oggi, devo dire che ho notato, ovviamente grazie al confronto continuo con voi, praticamente non esiste sabato e domenica per me, perché se non voglio trovarmi oberata di messaggi, devo sempre tenere il passo con i messaggi che mi inviate voi su WhatsApp, su Facebook, via mail, su Instagram. Siete in tantissime, ma per ora riesco a tenere il passo, anche perché tantissime di voi siete bravissime e fate veramente buon uso di quello che sono i contenuti sul blog, ma anche dei video su YouTube. Tantissime di voi non mi scrivete se non nel momento in cui avete proprio bisogno, perché non capite dove state sbagliando, perché avete già studiato la materia e quindi avete già l'ABC e vorrete giusto un supporto da parte mia, un confronto dove io vi possa indicare cosa potreste migliorare nel vostro mix, e questo mi rende veramente felice perché se no non saprei come fare. Dicevo, in questi 4 anni ho avuto modo di confrontarmi con voi e prima di parlarvene volevo vedere la percentuale, scusate, è irrequieto, non riesce a star fermo, bellezza, come non ama essere preso in braccio, ecco. Ok, quindi come vi dicevo ho avuto modo di vedere che c'è una piccola percentuale di persone che manifesta in seguito all'utilizzo dell'indigo puro oppure in mix tintorio mal di testa. Sono persone particolarmente sensibili, predisposte ad allergie, però prima di incolpare l'indigo, secondo me dovete sempre indagare e provare a capire se il mal di testa può essere dovuto ad altri motivi, ad altre ragioni, tipo il tempo di posa, se una persona, se sei una persona che soffre di cervicale e di emicranie, è facile che appunto in seguito a 2, 3, 4 ore con impacco umido sulla testa tu possa sviluppare appunto il mal di testa. Infatti anche io ne soffro, sono soggetta al mal di testa, ma intanto riesco a dimezzare il tempo di posa utilizzando la cuffia termica. Ne avevo parlato sul mio profilo Instagram, ci sono delle stories in evidenza dove vi parlo esattamente come la uso, per quanto tempo la uso, e soprattutto si può usare anche per vari impacchi curativi, non solo per gli impacchi tintori. È molto comoda, è veramente anche due, diciamo, si può variare la temperatura, cioè la luce blu che è una temperatura media, la luce rossa che è il massimo di calore che puoi emettere. È comodissima, io la tengo in testa 15-20 minuti e poi dopo la tolgo oppure lascio comunque spenta, che mi rilascia comunque il calore e mi evita comunque il mal di testa. Quindi questo a prescindere che io non sviluppi comunque mal di testa dovuto all'indigo, proprio per dimezzare il tempo di posa e per prevenire il mal di testa dovuto all'umidità dell'impacco tintorio, utilizzo questa cuffia. Vi lascio il link nell'info box del video se volete vedere dove l'ho acquistata io su Amazon. In più dovete provare a capire se questo mal di testa non può essere dovuto ad una pressione eccessiva che fate applicando la pellicola trasparente.
Infatti, inizialmente anche io utilizzavo la pellicola trasparente, era comoda e tutto il resto, però ho notato che dopo 3-4 ore avevo c'è proprio la testa che iniziava a farmi male. In alternativa potete ovviamente usare una cuffia da doccia. In seguito, se vedete che avete prestato attenzione a questi due accorgimenti, diciamo così, quindi diminuire il tempo di posa usando appunto una fonte di calore, se non avete la cuffia potete utilizzare comunque il fondo, passate ogni 30 minuti per 5 minuti giusto per riscaldare e tenere la testa calda. E il discorso appunto della pellicola che non crea pressione sulla testa, se nonostante questo utilizzando l'Indigo vi viene il mal di testa, provate ad utilizzare il Katam in alternativa. Per fortuna la natura ci ha dato due opzioni per poter scurire, smorzare il rosso della Lausonia, quindi perché non provarlo? E vi dico anche di sperimentare assolutamente tutti e due, perché sempre appunto confrontandomi con voi ho notato che su alcune tipologie di capelli il Katam rende tantissimo. Io lo amo e lo uso sempre, non posso farne a meno. Però ci sono tantissime tipologie di capelli sui quali il Katam non riesce a smorzare il rosso, è una cosa incredibile. E invece applicando l'Indigo il risultato è ben diverso. Quindi assolutamente vi consiglio di, se non siete felici appunto con il risultato ottenuto utilizzando l'Indigo piuttosto che il Katam, di provare ad alternarli e di provare a capire cosa ne viene fuori, se migliora appunto la resa. Ovviamente, a parte alternarli, bisogna un attimino ragionare anche sulle percentuali, ma su quello se avete bisogno di aiuto potete sempre scrivermi alla mail che trovate sul sito e ovviamente sarò ben contenta di potervi dare una mano. Se invece manifestate prurito, vi assicuro che non è un discorso di allergia, ma è un discorso di non aver utilizzato magari uno shampoo diluito, perché i tensioattivi aiutano tantissimo a togliere tutti i residui della cute rispetto ad utilizzare solo il balsamo e solo dell'acqua. Quindi mi raccomando, se sentite del prurito, a parte appunto utilizzare degli impacchi di aloe che sono lenitivi, sono ottimi, vi consiglio di fare subito uno shampoo proprio per riuscire a togliere quei residui che appunto rimanendo sulla cute possono dare prurito. Lo so che avete le vostre preferenze, qualcuna di voi ama il Katam, qualcuna di voi ama l'Indigo, fatemi sapere con quale dei due vi trovate meglio qui nei commenti del video e fatemi sapere qual è la vostra esperienza con utilizzando uno piuttosto che l'altro. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia utile. Condividetelo come sempre con le vostre amiche e se il video vi è piaciuto lasciate il solito like. Vi aspetto anche su Instagram se vi fa piacere, se avete un profilo su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!